Buongiorno, oggi siamo a Vincchio, in provincia di Asti, nella riserva della Val Sarmassa. E durante il trekking di oggi vi parlerò del Chaxi, ovvero della preparazione del tavolo da tè. Appena arrivati, lasciata l'auto, a questo punto faccio una tappa alla panchina gigante. Ed ecco Vincchio. E qui dalla panchina gigante iniziamo a parlare dell'argomento di oggi. Abbiamo già detto che il Gong Fu Cha, tè preparato con cura, non è una vera e propria cerimonia. Tuttavia, pur non essendo una cerimonia codificata come quella giapponese, anche nel Gong Fu Cha si presta particolare attenzione all'estetica. Una certa attenzione ai movimenti, agli accessori, a tutto quello che si fa durante la preparazione del tè. Il Gong Fu Cha quindi può essere abbinato a un'altra arte tipicamente cinese, che è appunto quella del Chaxi. Questo termine potrebbe essere tradotto con l'inglese tea stage, che è un qualcosa di più dell'italiano tavolo da tè, preparazione del tavolo da tè. Infatti è un vero e proprio palcoscenico, infatti il tè viene messo in scena e attraverso l'offerta del tè, colui che prepara comunica qualcosa ai suoi ospiti. L'importanza è non comunicare se stessi, l'arte del Chaxi non è un modo per accrescere il proprio ego, ma semmai un modo per far apprezzare maggiormente il tè e accrescere in qualche modo l'esperienza stessa del tè. Il Chaxi consiste nella creazione dell'armonia, armonia tra chi serve e gli ospiti, tra l'uomo e la natura. È un modo per dare importanza all'ospite e onorarlo. Parlando della preparazione del tavolo da tè, chiaramente ci viene in mente un ambiente interno, ma possiamo applicare le indicazioni del Chaxi anche per un ambiente esterno, anche per la preparazione del tè in natura. Oggi infatti vi farò vedere come anche per il tè all'aperto è possibile seguire una certa attenzione nella scelta dell'attrezzatura e nella preparazione stessa del tè. Ed ecco un'altra bell'area attrezzata dove ci si può fermare. Ora non mi fermo ancora a preparare il tè, ma mi fermo un attimo per continuare il discorso. Stavamo parlando dell'importanza di onorare gli ospiti, infatti il Chaxi richiede innanzitutto pulizia, pulizia fisica, pulizia dell'attrezzatura e pulizia mentale, ovvero centratura sul qui e l'ora. Come fare a onorare gli ospiti se non dedicandosi interamente a loro, interamente al momento presente, dedicarsi interamente al tè, a quello che si sta facendo in quell'esatto momento. Anche le decorazioni sono una parte importante del Chaxi perché mostrano appunto l'attenzione all'ospite, ma le decorazioni non devono essere eccessive, non devono diventare protagoniste. Appunto, come abbiamo già detto, il vero protagonista è e deve rimanere il tè. Bene quindi la ricerca del bello, ma una ricerca del bello che non deve prevaricare la funzionalità. Tutto deve rimanere in ogni caso funzionale allo scopo, ovvero a quello di preparare appunto un buon tè. Ed ecco degli altri tavolini dove mi fermerò finalmente a preparare il tè. C'è anche un bel giardino. Una delle cose che mi piacciono di più in relazione al Chaxi è quella di poter scegliere un tema. E la possibilità di dedicare il tavolo da tè a una persona, ad esempio per festeggiarla, o ancora a una stagione o un periodo specifico dell'anno. Ed è proprio quello che ho fatto oggi. Oggi, ad esempio, ho dedicato questo Chaxi alla fine dell'inverno e all'inizio della primavera. Infatti siamo a marzo, in una giornata ancora piuttosto fredda, ma con un bel sole. Sono riuscito anche a trovare alcuni fiori, non è stato facilissimo perché ce ne sono pochi, e mi sono dovuto ovviamente accontentare di quello che ho trovato, però devo dire che mi piacciono molto perché sono fiori bianchi che bene si abbinano a quello che era il tema del Chaxi, appunto. Danno un senso di delicatezza ma anche di fragilità. Ho trovato anche questa, che viene chiamata monete del Papa, probabilmente dei semi erano caduti sul sentiero da una casa. Mi dà proprio il senso di fragilità, mi piace molto, si abbina benissimo a questo Chaxi. Il tè di oggi è un tè al gelsomino, un tè bianco al gelsomino, che secondo me è proprio adatto a rappresentare la fine dell'inverno. Tutta l'attrezzatura in vetro, per armonia anche con il colore bianco dei fiori.
sono stato fortunato a trovare proprio i fiori bianchi di cui ero alla ricerca. Concludere, qualche consiglio per preparare un tavolo da tè. Scegliere solo quello che serve, senza esagerare, disporlo con gusto, partire dalla tovaglia o dal fondo, può essere una stuoia di bambù, una tovaglia di seta, può essere un vassoio da gonfucià. Passare poi all'attrezzatura per l'infusione necessaria, alla scelta appunto dell'infusore, delle tazze, degli utensili, quelli che ritenete utili, senza esagerare, senza mettere troppi accessori non necessari. Concludere infine con la scelta delle decorazioni. Anche in questo caso non bisogna assolutamente esagerare. Le decorazioni che preferisco sono assolutamente i fiori, ma non sempre è facile reperirli, purtroppo. Il vero maestro si siede in ogni posto destinato agli ospiti e osserva il tavolo dalla loro prospettiva, in modo tale da rendersi conto se il tavolo risulta bello da tutti i punti di vista. Lo Chaxi non è codificato, è un'esperienza unica e ripetibile. Mai uno Chaxi è uguale a un altro che si è fatto in precedenza. Ogni volta che si prepara un tavolo da tè è un qualcosa di nuovo e lo si prepara per solo per quella volta. Altri oggetti che si possono includere nello Chaxi, se non avete un vassoio da gonfucià, se non volete utilizzarlo, sono i contenitori per l'acqua di scarto, che sono sempre molto eleganti. Io di solito utilizzo delle ciotole antiche di porcellana. Altri accessori possono essere anche i contenitori per le foglie del tè, si possono usare anche semplicemente dei piattini che mostrano le foglie, oppure il classico oggetto di bambù che permette di mostrare agli ospiti le foglie del tè. Alcuni maestri costruiscono da sé i propri oggetti, gli oggetti per il loro tavolo da tè, anche con materiali molto semplici come il bambù, come il legno in generale. È sempre bello che la natura sia presente nel Chaxi, quindi sia gli oggetti che rimandano alla natura, sia ovviamente la presenza dei fiori o di piantine, ad esempio di bonsai, pietre e così via. Anche il muschio potrebbe essere molto adatto per un tavolo da tè. Ricordiamoci che tutto quello che viene messo sul tavolo ha uno scopo e punta ad accrescere l'esperienza del tè, che è un'esperienza multisensoriale, un'esperienza che non si fa solamente con il gusto, è un'esperienza che viene influenzata anche ampiamente dalla vista. In qualche modo noi quando beviamo un tè non beviamo semplicemente il tè, ma godiamo dell'esperienza nel suo complesso. E la preparazione del tavolo da tè risponde pienamente a questa esigenza. Quello che vi ho mostrato oggi era un semplicissimo Chaxi fatto all'aperto, raccogliendo dei fiori che ho trovato per strada. Chiaramente quando si organizza al chiuso un qualcosa di più strutturato si presta anche un'attenzione diversa. Però spero che il principio sia comunque chiaro e nei prossimi video non mancherò di mostrarvi altri allestimenti, altri Chaxi fatti all'interno. Spero che il video vi sia piaciuto, personalmente il tema del Chaxi è uno dei più affascinanti legati alla cultura cinese e al gonfucià e quindi spero di aver comunicato l'importanza di questo aspetto perché ci tengo molto. Un saluto e al prossimo video, a presto!